Ciao ragazzi, benvenuti sul canale, come vi avevo promesso un unboxing dedicato di questa bellissima steelbook by Midnight Factory uh, film è, uh, X A Sexy Horror Story uh, diretto, uh, scritto e diretto da T. West e um, film che ha fatto parlare molto uh, con pareri discordanti ed io sono molto curioso di vederlo andiamo ad aprire la steelbook quindi togliamo questo antipatico Celophan. In questo momento, un collezionista che ama tenere sigillato sta morendo. <ride> e niente, ecco qua. Allora, vedete che ho messo questa bella aura rossa per dare un po' di. Uh, <ride> di diciamo, di effetto. Horror e niente. La steelbook è davvero bella. Devo dire la verità: si presenta davvero bene. Vedete con queste due gambine sul prato, dietro è davvero bella. Eccola qui. Andiamo ad, ad aprirla. Troviamo il 4K ultra HD e il Blu-ray quando la metto in questa posizione non riesco mai a togliere il disco ok L abbiamo tolto dietro non c'è diciamo sì c'è qualcosa ma niente di papabile ecco qui poi abbiamo vabbè, i soliti inserti pubblicitari che odio sono onesto e poi abbiamo il booklet curato da nocturno Sempre scritto ovviamente in italiano, film che non ho ancora visto, ma sono molto, molto, molto curioso. Ora vi leggo un po' la trama. Andiamo a reinserire i dischi. però, prima che si possano rovinare, anche se il Blu-ray e 4K, come vi ho detto l'altra volta, sono ben difficili da rovinare. Bisogna essere un po'. Che dovrebbe essere, dovrebbero farsi solchi per rovinarlo. Allora, leggiamo un po' insieme. Uh, l'ambiente generale e certe situazioni particolari ricordano non aprite quella porta ma West si tiene alla larga del, dal citazionismo spicciolo e dal metacinema fine a se stesso e dimostra invece una freschezza di sguardo invidiabile uh, Vabbè, recensioni positive 94% per quanto riguarda Rotten Tomatoes il miglior film horror dell'anno con una scena di sesso impossibile da dimenticare <ride> interessante e um, nel 1979 un gruppo di giovani ambiziosi filmmaker decide di realizzare un film per adulti nel Texas rurale ma quando la solitaria coppia anziana che, che li ospita scopre la natura del set eh, il cast si trova a dover lottare per la propria sopravvivenza ragazzi abbiamo un italiano nel disco 4k sia che nel blu-ray in DTS eh, Master Audio 7.1 audio addirittura migliore di quello inglese che 5.1 e um, vediamo un attimo, non ho capito se c'è. Ah, c'è il Dolby Vision tra l'altro. Quindi c'è l'HDR. Un attimo, ecco qua, Dolby Vision. Quindi credo che anche tecnicamente sia molto valido e credo valga la pena recuperare questa steelbook perché la versione 4K. Esiste soltanto in Steelbook, mentre l'edizione, diciamo, la limited eh, classica che fa, diciamo, la midnight è soltanto per il Blu-ray. Eh, chi ha eh, la catena 4K, quindi tv lettore, bla 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 bla, consiglio assolutamente questo qui perché il comparto tecnico è davvero di alto livello. Non l'ho visionata ancora, magari più in là vi saprò dire. Comunque, questo breve unboxing è giunto al termine. Mi raccomando sempre di uh, iscrivervi al canale, invitare gli amici, ovviamente amanti dell'on video, a, a iscriversi, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Questa settimana ne farò altri perché ho un bel po' di carne a cuocere uh, in arrivo, quindi vi aspetto, vi aspetto in tanti. E niente, mi raccomando sempre, a me quello che più interessa, credetemi, al di là delle iscrizioni e bla 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 bla, è l'interazione, perché il mio canale ha come intento quello di confrontarsi con gli altri, cioè a me piace condividere la mia collezione, mi piace condividere i miei acquisti, sono contento se ne escono altri di youtuber a fare queste cose, Lì, sono contentissimo, cioè quindi invidia zero, cioè assolutamente zero, quindi... Anzi, ben venga la condivisione perché sono convinto e straconvinto che l'anima dell'on uh, del video è proprio la condivisione anche attirare nuove persone a questo mondo fantastico e farvi capire la reale differenza con lo streaming. E lo dico da abbonato a tutte le piattaforme in maniera legale. Quindi, lunga vita all'on video, come dico sempre, mi raccomando, fate tanti acquisti. Vi saluto. Ah, vi lascio il link di Amazon perché è in offerta per il Black Friday, costa 27 euro anziché 34, una buona offerta. vi saluto, ciao a tutti, ciao ciao.